Ma che bello vaccheggiar, 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 ma che bello vaccheggiar, va vaccheggiar. What the fuck? Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella 28esima puntata della serie Nordjolm qui su Farming Simulator 2015. Ragazzi, oggi appunto siamo qui dopo, diciamo così, la puntata Devasto con Marchetto 87, dove, se ben ricordate, abbiamo appunto incominciato con la birra. E oggi appunto, ragazzi, siamo qui per tirare avanti la nostra azienda, fare un piccolo passo avanti ed incominciare appunto con le mucche. Quindi, ragazzi, niente, direi che c'è tanto da fare. Oggi appunto andremo ad acquistare delle mucche, porteremo loro tutto il necessario per la loro sopravvivenza, così almeno loro poi ci ripagheranno in latte, in piscio e in cacca da appunto concimare i campi. Ok ragazzi, io partirei subito con acquistare le vacche, quindi ci dirigiamo nel nostro negozio. La mucca, allora, costano 2.500 euro. Abbiamo 718.000, quindi direi che una cinquantina ci possono stare. Quindi adesso, se non mi scoppia al dito ad arrivare a 50, benissimo, 30, dai, 35, 40 e 50 vacche. Ok, direi che 50 ne abbiamo già che d'avanzo. Ok ragazzi, come prima cosa andiamo a dare la paglia. Agganciamoci il nostro autocaricante. Troppo. Ho detto agganciamolo, non devastiamolo. Ci rechiamo al campo, ragazzi, che andiamo appunto a tirare su la paglia che abbiamo fatto trebbiando orzo e frumento. Eccola là, dovrebbe essercene un po', quindi non so se ci starà tutta nella mangiatoia, ma chi se ne. Quella che ci sta bene, quella che non ci sta la porteremo giù nel nostro deposito. Attiviamo l'autocaricante, abbassiamo i coltelli e via, si comincia a caricare. Ok, sì, stiamo caricando, non stiamo facendo fail, benissimo. Già che ci siamo, tagliamo dritto, prendiamo tutti e due i campi. Ecco qua. Oh, se avete visto la puntata, ragazzi, la scorsa puntata appunto abbiamo cominciato con la birra, quindi adesso voglio, diciamo così, cominciare un attimino seriamente a sfruttare un po' bene questa mappa. Poi successivamente, non so, adesso partiremo con i cavalli o con i beef o con i pig, vediamo un attimino. E poi penso che dopo che siamo partiti con tutti gli animali, partiamo anche con la fabbrica di biomangimi, che ci produrremo appunto noi il mangime per i conigli, i rabbit pellets e tutti i vari tipi di razioni miste, perché questa mappa qua comprende tantissime razioni, cioè il mangiare per i maiali, mangiare per i cavalli e via dicendo. Quindi cominceremo a produrlo noi, così almeno avremo più rendita degli animali, ci viene meglio, perché se noi diamo ai conigli il fieno, l'erba e l'acqua, renderanno in modo diverso che, per esempio, diamoci i rabbit pellets. Se noi ci diamo i rabbit pellets, ci renderanno molto di più, avremo una, diciamo così, un rendimento degli animali oltre il 100%. Quindi ok ragazzi, io vado avanti un attimino su a caricare paglia e ci vediamo quando siamo su dalla stalla, pronti per scaricare. Ed eccoci qua ragazzi, siamo in stalla. Come potete ben notare, questa mappa ha la mix feeder, però purtroppo non possiamo usarla perché da vari problemi, nel senso, mi scompare salvataggio e tutto, quindi è un po' controproducente adoperarla. Io adesso qua mi sono stretto poco, cerchiamo di fare una manovra. Siamo entrati, cominciamo a scaricare tutta quella che ci sta bene, l'altra la metteremo nel bunker di stoccaggio. Mi sa che ci va tutta. Poi ragazzi, vi ricordo che non c'è stata tutta. Se vi ricordo che, se volete vedere una cosa in particolare su questa mappa, scrivetelo sotto nei commenti, nel senso, se volete che incominci con qualcosa di particolare, ecco.
Piccola news anche sulla serie in multiplayer che andremo a fare. Il pack è stato creato, ragazzi, adesso è il tempo di caricarlo e pubblicarlo. E siamo a posto, incominciamo anche con quella serie. La mappa l'abbiamo provata, ripeto, per chi non ha visto, scusate, il video che ho rilasciato, l'aggiornamento, si tratta della Lander Canal. L'abbiamo provata, io e Marchetto l'abbiamo testata per ore, ci abbiamo giocato parecchio con tutte le mod e non ho ricevuto nemmeno mezzo lag, quindi nel senso la mappa è fatta molto bene. Anche abbiamo deciso di mettere dentro più o meno su per giù una cinquantina di mod, quindi non è che l'abbiamo inserite tutte nel server, il server regge benissimo, anche perché è un server, diciamo, il full optional l'ho preso quello più grosso, quello con più memoria RAM e tutto il resto. E ok. Ok ragazzi, posteggiamoci con l'autocaricante. Ok. Voilà. Ci posteggiamo con l'autocaricante e adesso non so dove ho messo più la botte, ma vabbè, la troveremo da qualche parte. No, spegniamo il trattore, che sennò eccola qua. Ricarichiamo la cisterna, accendiamo il motore, ci dirigiamo su per dare loro acqua, povere bestie, sennò morirebbero di sete. Piazziamo una bella screen, ragazzi. Ecco qua, questa è più bella. Siamo quasi pieni. Ok, ragazzi. Vi taglio il viaggio da qua lassù, così almeno risulta meno noioso. Ed eccoci qua ragazzi, siamo pronti per appunto scaricare la nostra vasca dell'acqua. Come potete vedere piano piano è quella qua che sta sgorgando. Ok. Vediamo un po' quella che ci sta. E l'altra, tanto lasceremo la botte qua che serve anche tipo dai conigli e le oche, perché anche loro, povere bestie, devono bere. Quindi fatto ciò ragazzi, ok, perfetto, la capacità massima è stata raggiunta. Fatto ciò, stavo dicendo che su questa mappa è presente anche la mixing plant, cioè diciamo così, quella mod, parliamo, ve la faccio subito vedere così almeno poi ci diamo una botta. Vediamo un attimino, eccola qua. È una mixing plant che dentro appunto questa tramoggia dovete mettere le barbabietole da zucchero, così che fuoriesca una reazione mista speciale che aumenta la produttività delle mucche. Quindi mi sembra che andiamo sui 110% o 120%. Ok ragazzi, quindi bando le ciance, ciancio le bande, andiamo giù a preparare la nostra reazione mista. Dov'è il carro? Eccolo qua. Vediamo di non fare fail in diretta, ragazzi. Lì abbiamo tutto ciò che ci serve: paglia, erba e silato fermentato. Andiamo sotto, ci buttiamo sotto la paglia. È molto comodo questo sistema, però ha un pro e un contro, perché se state troppo sotto la tramoggia, eccolo lì, 27, no, 20 non l'abbiamo ancora raggiunto. Ok, 29%, perfetto. 29%. Se state troppo, poi la reazione mista non vi viene ed è un problema. 45. Boom. 53. Ancora un po' di fieno, forse. No, vabbè. Mettiamo tutto l'insilato che serve. Ok, diciamo che 9.000 litri di reazione mista l'abbiamo fatta. Andiamo a darci subito. Allora, accendiamo il caro miscelatore, così almeno si miscia proprio per bene. Ok, ci buttiamo dentro la nostra stalla di vacca a due zampe e a quattro, scusate. Porca vacca in the house! Quella a quattro zampe, poi la faremo anche quella. Adesso sfidiamo un po' se Maru c'ha buon cuore di creare una stalla per vacche a due gambe. Giusto, eh? Giusto. Così si scarica, giustamente. La razione mista, ragazzi, si scarica su due ruote. Avete mai visto lo stuntman? Bene. Mi sembra proprio giusto.
Vabbè, ragazzi, andiamo giù, andiamo a prendere un carro di barbabietole e ci rivediamo qua dalla mixing plant. Ed eccoci qua arrivati, abbiamo il nostro mezzo carichetto di barbabietole. Se riusciamo a fare un poco di manovra senza tirare giù la stalla, la mixing plant, ok. Fianchiamoci bene, ragazzi, scarichiamo, perfetto. Vediamo un po'. Ok. Perfetto. E adesso andiamo un po' a vedere cos'è che ci dice. Basta che infilate le barbabietole lì dentro, crea la razione mista che poi successivamente verserà qua. Sì, vedete che scarica? Ah, vabbè, l'ha appena scaricato. 0%. Ok, bene ragazzi. Adesso vediamo un po' se appunto dovendo andare a vedere la quantità di produttività, scusate, la percentuale di produttività, infatti siamo a 110%, infatti. Mangiatoio razione mista 23.159, deposito di latte, hanno già fatto 1.809 litri di latte. Concime liquido ne hanno già cominciato a fare, concime 694, bene, diciamo che stanno producendo. Ok ragazzi, visto che ci è rimasto ancora un po' di tempo, io opterei per andare a prenderci l'autocaricante e finire di tirare sulla paglia al campo 24 e 25. Ah, che bello, così almeno poi una volta che abbiamo, diciamo così, il latte, possiamo appunto cominciare con la milking, la Milk Max, che per produrre il latte omogeneizzato. C'è appunto anche quello, avevo fatto un tutorial su come fare. E niente, sganciamo il carro. Facciamo così che sganciamo il carro e ci ritroviamo sul campo, così almeno taglio un po' di strada. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati appunto al campo. Accendiamo ed abbassiamo la nostra raccoglitrice. Cerchiamo di darci una botta perché sta venendo sera. Vabbè, mi direte, non siamo come su Minecraft che spawnano i fantasmi, quindi chi se ne... Va bene. Continuiamo a raccogliere. Ragazzi, ho cambiato idea, non la portiamo, diciamo così, nel bunker, tanto ne abbiamo da vendere di paglia, ma bensì la portiamo alla stazione di compost, cioè facciamo compost con la nostra paglia. Ok ragazzi, abbiamo quasi finito di tirare su tutta la paglia. Siamo anche quasi pieni, quindi meglio. E ci dirigiamo giù verso la stazione di produzione del compost, che se non ricordo male dovrebbe essere dove dal campo. Vabbè, non mi ricordo. Comunque siamo quasi arrivati. Facciamo il salto epico. Eccola là, la vedo di qua, quindi perfetto. Qua c'è ancora da tirare sull'erba, ma lo faremo nel prossimo episodio. Intanto dovremo farne, perché qualora aumentassimo le vacche a due gambe e a quattro, scusate, le vacche mangiano, non è che mangiano sia quella a due che quella a quattro. Diciamo che quella a due mangiano un tipo di roba e quella a quattro, viva le vacche a due zampe, dell'erba. Ok, cazzate a parte, siamo arrivati appunto dalla stazione. Facciamo un po' di retro senza lasciarci il terzo asse, perfetto. Ok, sembro ubriaco ragazzi, ecco, infatti senza lasciarci il terzo asse, però ci abbiamo lasciato tutto il carro, bene. E sono cose che succedono, sono cose che capitano. Un po' di retro. Adesso come minimo ci finiamo dentro. Sarebbe veramente epico. Proprio best fail EU, proprio. Dai, ci finiamo dentro ragazzi. Finiamoci dentro, dai. No, che ci finisco dentro davvero. Scarichiamo la paglia. Andiamo a vedere un po' che livelli. Oh, ecco, ci sono finito dentro da solo ragazzi. Vedi, mi sto trittando come una bestia. Attiviamo l'UD. Benissimo. Siamo addirittura all'11%. Ce ne sta di più, quindi pensate voi. Bene,
E di là dovrebbe uscire il nostro compost. Eccolo qua, il nostro compost. Qua siamo fuori dal tetto, ci sono le tegole. Eccolo qua. Ovviamente con questo carro non si può caricare, ma con un carro multifruit veniamo qua e lo portiamo via. Possiamo decidere se usarlo subito, ragazzi, oppure sta mappa qua ha un sistema di, diciamo così, di stoccaggio appunto anche del compost, che sarebbero appunto quei silos arancioni di fianco ai silos dove carichiamo le varie culture. Bene, ragazzi, mi sa che il nostro tempo ormai è giunto al termine. Adesso facciamo un po' di off-road per posteggiare appunto questo, andarci a posteggiare e un po' di non spaccare tutto. Tanto Gino è scomparso, ragazzi, io non riesco più a trovare Gino, dove diavolo è sparito, non si sa, vabbè. Si vede che avrà evaso un po' il fischio e allora si sta nascondendo. Come vi dicevo, facciamo un po' di off-road, tacchiamo il 4x4, montiamo su per le scarpate come faceva Heidi in cerca della pecorella smarrita. A sto giro lo lascio fuori perché mi va così e posteggiamo il trattore. Perfetto, ragazzi, ottimo. Direi che anche per questo video è tutto, ragazzi, non mi rimane che invitarvi a lasciare un like, un commento, spolliciate, mi raccomando, state sempre sintonizzati sulla pagina Facebook, sia il mio profilo che quella di AgriTeam Vige, per le novità sulla serie. Per questo video è tutto, ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!